Divergent Team 500 Miles, seconda giornata, Ladies Cup, parziale 4-1, big match di questa serata. 4-1 per le Nero Verdi, andiamo a parlare. Fede! Sono qui con Federica Marfè. 4-1 il parziale, loro sono davvero brave. Vedo qualche assente tra le vostre fila, ma non ci sono scusanti, loro molto brave. Voi avete cominciato male la gara. Un po' scarse. Non è vero, non è vero. No, i primi 10 minuti avete preso 4 gol, poi dopo vi siete registrate un po'. Sì, siamo partite un po' distratte, non lo so, un po' molle. È vero. Loro sono molto veloci, giocano bene. Io le conosco dal campionato, insomma, lo so che sono forti. Però noi proviamo comunque a giocare bene, a prescindere da quello che sarà il risultato. Cerchiamo almeno di recuperare un po' lo svantaggio, sperando che continui a essere comunque una bella partita. Va bene, buon secondo tempo, Federica. Adesso parliamo con... andiamo con... Capolongo! Vieni un secondo, dai. Vieni, vieni, vieni qua, vieni. Vieni. Primo tempo 4-1 per le Divergent Team. State giocando. Vieni, vieni, puoi venire. Ah, la disturbatrice. Ciao mamma. 4-1, gran primo tempo, soprattutto il primo quarto d'ora. Poi loro si sono un po' registrate in fase difensiva. Come stai vedendo questa partita? No, bene, bene, poi stiamo giocando bene, le ragazze comunque sono forti, sì. Ma noi possiamo farcela tranquillamente. Un po' differente rispetto alla prima partita, sì, dove avete vinto 18-0. Sì, si vede che sono un po' più tecniche queste, molto brave. Nel secondo tempo cosa, come speriamo la speriamo di fare ancora meglio del primo. Va bene, in bocca al lupo, okay. A dopo per le interviste finali. Siamo nel post partita del match Divergent Team 500 Miles, big match di questa seconda giornata. Ladies Cup è terminata 8-3 per le Divergent. Alla mia destra c'è il portiere Lanza e alla mia sinistra Federica Marfè, autore delle tre reti per le giallo-blu. Parliamo proprio con te, Fede, è stata una partita difficile, siete partite male, poi nella ripresa una bella reazione da 4-0 a 4-3, poi un altro blackout. Però dobbiamo dirlo che le avversarie hanno meritato per quello che si è visto in campo. Infatti sì, noi ci abbiamo, siamo entrate confuse. Abbiamo giocato male i primi 10 minuti, un quarto d'ora. Poi abbiamo provato a rientrare in partita, allora invece sono state costanti, hanno fatto una bella partita dall'inizio alla fine, velocissime, organizzate. Noi siamo state schiacciate, ci siamo schiacciate prima da sole. In difesa, poi abbiamo cercato di trovare di cambiare posizione durante la partita. Andata così, va bene, siamo mediamente soddisfatti della prestazione. Soprattutto per la reazione che c'è stata a un certo punto. Sì, a un certo punto ci abbiamo un po' creduto che non potevamo riagguantarle, però vabbè, loro sono state più costanti, quindi giusto così. Va bene, Fede, comunque adesso loro sono un bello stimolo per il torneo, anche per tutte le avversarie. No, ma in generale, devo dire, questo torneo si preannuncia piacevole. Al di là del livello, si è alzato il numero delle squadre, c'è varietà, si possono divertire un po' tutti, sia le squadre un po' più forti, sia quelle magari un po' più alle prime armi, quindi... Va bene, vuoi fare un saluto particolare, Fede? Saluto tutti quelli che ci seguono, che stasera non ci hanno seguito. Saluto il mister! Come mai tutti i vostri tifosi non c'erano? Non lo so, si saranno addormentati. Ah, okay. E poi faccio la dedica della tripletta a Emilietta, sperando che alla prossima ci sia. Va bene, vi saluto, Fede. Ciao. Adesso parliamo con il portiere delle Divergente, grande partita. Loro erano una delle squadre accreditate alla vittoria finale, ma voi avete fatto un partitone. Mercogliano, partito l'ha fatto, fatemi vedere, 7 addirittura, 7 su 8, davvero imprendibile, giocate da tanto tempo insieme? In realtà abbiamo giocato 2 anni fa la prima volta, sì. Però poi abbiamo lasciato la vecchia squadra, allora quest'anno abbiamo cominciato, diciamo, a ottobre abbiamo cominciato a giocare insieme, però devo dire la verità, partecipate anche a un campionato? Sì, abbiamo vinto il campionato di C2. Ah, complimenti. Grazie. Però abbiamo deciso di partecipare a questo torneo proprio per dare possibilità a quelle che non hanno avuto opportunità di giocare durante il campionato. Infatti anche la stessa Iervolino, Spezia e Capolongo sono proprio coloro che non hanno avuto modo di giocare durante il campionato. Quindi per trovare più spazio rispetto al campionato, diciamo un doppio impegno per far giocare, per far girare tutte. Sì, esattamente. Comunque come vi state trovando? Vi state divertendo? Sì, noi abbiamo partecipato a questo torneo perché io partecipai per 2 o 3 partite l'anno scorso nel mondiale con Costa Rica. E mi è piaciuto molto per l'organizzazione, per
anche la simpatia che c'è tra gli organizzatori, anche tra le ragazze, è una bella soddisfazione anche per voi, penso, vedere che anche quest'anno si sta... Sì, assolutamente, 12 squadre, sì, stiamo creando un bel torneo, le squadre aumentano, quindi non ci può fare altro che piacere. Guarda la partita, 4-0, 4-3, c'è stato un po' di blackout. Sì, come mai? Perché comunque le ragazze, giustamente noi avevamo molti cambi, ne avevamo uno solo, anche loro ovviamente, però noi siamo abituati a girare un po' di più, e soprattutto proprio in difesa, visto che sono, cioè, la maggior parte di quelle in difesa erano proprio coloro che non si sono abituati a giocare, sentivano un po', diciamo, il calo fisico. E un po' questo, poi anche onestamente un po' il pallone, noi non siamo molto abituati a quello là. Infatti ci siamo trovati un po' spiazzati all'inizio, però spero che anche le ragazze avanti hanno cominciato a giocare molto meglio rispetto alla prima partita, quindi spero che continueremo così. Va bene, vuoi fare una dedica particolare? Ah, la mia squadra. Grazie, anche a voi, grazie. Ciao.